Buongiorno amici di Nova News 24 al Grande Fratello VIP. La notte non passa tranquilla, Edoardo e Antonella ancora liti. E cosa succede al Grande Fratello VIP? Sembra che la discussione notturna finisca proprio male. Basta, mi hai perso. I donnalisti si sono lasciati per l'ennesima volta da quando Edoardo Donna Maria ha chiesto scusa a Oriana per averla nominata. Antonella continua a tenergli il muso e la situazione diventa sempre più complicata. Ieri sera la Geffina si è avvicinata al fidanzato, ma ha scoperto che lui non ha cambiato idea su Oriana e continua a considerarla un'amica. Edoardo, per cercare di andare incontro alla compagna, le ha chiesto di dormire insieme, ma lei si è addirittura rifiutata. Fino a pochi mesi fa mi ha mostrato i suoi lati migliori, però vorrei capire cos'è successo dentro di te. Io non ti riconosco più, non sei quello dell'inizio, Edoardo. Comunque quello che fai non mi fa stare bene, quindi basta, da qui in avanti stai con loro. Finisci questo percorso con i tuoi amici, hai scelto le amicizie, hai perso Antonella. Se ti comporterai così, mi avrai perso. E adesso lasciami stare, forse non hai capito che non mi devi chiamare più. Queste ovviamente le parole di Antonella, molto arrabbiata. Dalle foto si vede tranquillamente che i due hanno litigato, e anche in malo modo. Donna Maria, dopo le parole di Antonella, è sbottato e la discussione si è chiusa nel peggiore dei modi. Tu professi sensibilità e rispetto, però in pochi giorni mi hai detto me, puntini sospensivi di uomo che sei, mi fai schifo, vergognose, senza puntini sospensivi e sei un cane. Queste le parole ovviamente che non stiamo a ripetere, amici di Nova News 24, vattene via da qui, ha concluso Edoardo, chi ti ci vuole più? Le parole ovviamente hanno un peso e sicuramente la lite continuerà. Poi della notte Donna Maria si è sfogato con i suoi amici, si è confidato con Giaele, Luca e Nicole. Lei mi ha detto cose terribili perché io ho abbracciato Oriana dopo averla nominata. Lei non fa passi indietro perché non è innamorata, lei non è innamorata di me, ragazzi, è palese. Mi sto facendo un'idea ben chiara e non so nemmeno perché la voglio vicino. Lei per me c'è perché ci sono le telecamere. Se non sto bene non c'è, io non so che dignità le ho chiesto prima di dormire con me. E lei ha anche svoltato. Mi ha detto cose orribili, che fidanzato che sei, hai sempre ragione, stai sempre dalla sua parte, ma che amore è questo? Dai, ma con chi è stata in passato? Ma vi rendete conto dell'assurdità? Ovviamente le parole di Edoardo sono ovviamente piene di rabbia per quello che è successo. Cosa succederà tra i donnalisti, amici di Nova News 24? Ditecelo voi, se la coppia tornerà insieme. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.